Il fenomeno del cibo acquistato online e consegnato a domicilio è esploso nel periodo della pandemia. Nato dapprima come moda tra i giovani per la comodità e la rapidità del servizio, oggi questa abitudine interessa una larga fetta di consumatori. Tanto che fra spesa online, food delivery ed e-commerce enogastronomico, sono più di 10 milioni gli italiani che acquistano cibo online, per un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro. Se la tecnologia ci fa risparmiare tempo, non deve venir meno la tutela della salute dei consumatori. Gli alimenti acquistati in rete, che arrivano a casa dei consumatori, sono sicuri? Tra il momento in cui il cibo viene acquistato e quello in cui arriva a casa nostra, trascorre infatti un lasso di tempo che può mettere a rischio la qualità e la salubrità dell'alimento. È necessario distinguere tra i vari tipi di consegna. Una prima modalità è rappresentata dalla spesa online. Molte catene di supermercati utilizzano piattaforme e-commerce per l'acquisto online con consegna a domicilio. Grazie a infrastrutture logistiche efficienti e all'impiego di veicoli refrigerati per il trasporto di prodotti freschi o surgelati, questa modalità non presenta grossi rischi. C'è poi il fenomeno del food delivery. Anche in questo caso è importante garantire il rispetto dei tempi e delle temperature di trasporto degli alimenti, oltre che le condizioni igieniche delle borse termiche. Se i tempi di consegna sono contenuti, entro 15-20 minuti, questo intervallo non è sufficiente per alterare la carica microbica degli alimenti e non si corrono quindi particolari rischi, soprattutto quando il cibo viene consegnato adeguatamente confezionato. È sempre bene verificare le condizioni con cui i cibi vengono consegnati, ma già al momento dell'ordine qualche accortezza in più non guasta. Per esempio, in caso di alte temperature esterne, è meglio evitare di ordinare alimenti facilmente deperibili, come pesce crudo o latticini, e in ogni caso, dopo la consegna, è consigliabile consumare rapidamente l'alimento. Oltre ai supermercati e al food delivery, ci sono anche tanti produttori che investono sulla vendita online e la consegna a domicilio. È il caso di siti web di aziende agroalimentari, dove è possibile acquistare anche alimenti altamente deteriorabili, come formaggi freschi, yogurt, carne o pesce crudi. Talvolta, alcune piccole realtà non hanno un sistema di consegne in grado di garantire la catena del freddo. I cibi, in questo caso, rischiano di arrivare a casa a temperature ben lontane da quelle di refrigerazione. Gli alimenti che devono essere conservati in frigo, come latte, yogurt, formaggi, devono essere consegnati freddi. Una scatola di cartone o un contenitore di polistirolo raffreddato non sono sufficienti, poiché mantengono la temperatura per un tempo limitato. È consigliabile quindi, al momento dell'acquisto, accertarsi che la consegna venga effettuata con un mezzo di trasporto refrigerato, come pure è importante valutare le tempistiche di consegna. Infine, se abbiamo ordinato dei piatti cucinati e arrivano freddi a casa, può essere utile riscaldarli. Infatti, la maggior parte dei batteri viene abbattuta alle alte temperature. Ma scaldare velocemente può non essere sufficiente. Per stare tranquilli, è necessario portare il cibo a una temperatura di almeno 80 gradi centigradi per qualche minuto.